Buongiorno ancora. Stiamo un po' attenti, ancora facciamo qualche fracaso, come si dice in spagnolo. Però prima di parlare spagnolo parliamo di Serie B, come giusto che sia. Parliamo di Serie B. Facciamo il punto sulla quinta giornata, mi sa, sì. Sulla quarta, boh, sapete, non dico, sulla quarta giornata, sull'anticipo della quinta. Allora, molte sorprese, devo dire, partendo dal Brescia, che continua a segnare a raffica, ma che nelle ultime partite ha impattato due volte per 2-2. La prima con il Crotone, miracolato da questo Mulattieri, che però continua a non convincere questo Crotone. Brescia, che comunque, ribadisco ancora una volta, sembra proprio il Benevento di Inzaghi di 2 anni fa, segna a raffica, quindi per come, e anche per l'indivenire degli altri risultati, sembra una squadra destinata sicuramente alla promozione diretta. Ieri poi ha pareggiato 2-2 a Frosinone, è andato in gol, andato in vantaggio subito, poi è stato sotto per larga, per quasi tutto il secondo tempo. Poi c'è stato un finale di partita rocambolesco con il pareggio di Moreo, e a mio avviso un clamoroso calcio di rigore all'ultimo secondo non dato al Brescia. Inzaghi si è imbufalito, per me ha ragione, perché l'azione non è manco stata vista al VAR. Cioè, per me c'era un calcio di rigore solare per il Brescia ieri, che perde 2 punti per questa clamorosa svista arbitrale e del VAR, che quest'anno c'è il VAR anche in B. Però poco cambia, perché questa vista in campo è una squadra veramente in una categoria superiore, questo Brescia. Per me ha qualcosa in più delle altre, anche se in testa c'è sto cazzo di Pisa, questo Pisa che a volte la Serie B regala di queste storie, questo Pisa che dopo 4 partite ancora a punteggio pieno, signori, ha vinto in casa del Vicenza, ma ha vinto di autorità, perché era anche andato sotto nel punteggio, aveva subito il gol del 2-1, uno splendido gol del 2-1 annullato dal VAR per un fuorigioco, poi l'ha chiusa con 2 grandi gol, devo dire, specialmente con il 2-1, un bel tiraccio da fuori area sul quale il portiere del Vicenza, ancora a quota 0, proprio la nemesi del Pisa, questo Pisa che è in un momento di grazia. È chiaro che non è tra le favorite, almeno non era tra le favorite a inizio stagione, però ragazzi, sono lì e bisogna tenerne conto. Ha battuto la Spalla, ha vinto a Vicenza, ha battuto bene l'Alessandria. E a proposito di Alessandria, ci abbiamo visto la prima vittoria del Lecce. Ci abbiamo visto 2 vittorie significative. La prima vittoria del Lecce, che ha sofferto più del dovuto per battere questa cazzo di Alessandria, che per me non merita la classifica che ha, perché a parte che ha giocato 3 partite su 4 fuori casa, di cui 2, quella in casa l'ha giocata col Brescia, persa anche in maniera onorevole, ma fu sempre persa, e delle trasferte, delle 3 trasferte, una ha perso a Benevento, l'altra ha perso a Lecce facendo soffrire i padroni di casa fino alla fine, e l'altra l'ha persa sul campo del Pisa capolista. Quindi ragazzi, questo Alessandria per me ha tutto per salvarsi, è una buona squadra, vedremo il proseguo del torneo. E poi c'è da registrare l'importante vittoria del Benevento in casa dell'Ascoli, l'Ascoli che era a punteggio pieno, il Benevento che veniva dalla sconfitta del Parma e dal pareggio non brillantissimo con Lecce, ecco, ad Ascoli si è visto il Benevento in tutto il suo potenziale. Ha vinto 2-0, ma poteva essere più largo il margine, oggettivamente, che conferma il Benevento è davvero una grossa squadra, e conferma
ancora una volta che quest'anno la Serie B è davvero bella da vedere, molto competitiva, ci sono molte squadre forti. È caduto il Parma, ragazzi, è caduto il Parma con una bella Cremonese. Devo dire, il primo gol è un pasticcio dalla difesa del Parma. Il gol è stato segnato da Fagioli, il ragazzo di proprietà della Juventus. Ricordate i due ragazzi, Fagioli e Ranocchia? Ranocchia nel Vicenza, Fagioli nella Cremonese. Sono andati in gol entrambi. Quindi puntiamo lo sguardo su questi ragazzi, vista la merda che abbiamo a centrocampo e visto che c'è da ricostruire. Fagioli, poi secondo gol, un'altra bella azione da dentro l'area di rigore, sul rimpallo, vabbè, un gol un po' fortunoso che ha spiazzato Buffon. Ma era un Parma troppo brutto per essere vero. Paradossalmente questa sconfitta conferma la forza del Parma, perché secondo me questa è una squadra che non ripeterà più gli errori commessi con la Cremonese, e questa è una squadra che così va. Col Brescia è quella per me più attrezzata per la promozione diretta. Di cos'altro possiamo parlare di questa giornata di Serie B? Di una SPAL che non riesce a decollare, ha perso in casa della Regina, che a questo punto io annovero tra le outsider della Serie B. È una bella squadra anche la Regina. Come vedete, è un campionato che ha le classiche favorite, Brescia, Parma, Benevento, Monza che però si è fatto, ha giocato una grande partita, poi è calato fisicamente. La Ternana al primo punto quest'anno non solo pareggia, ma all'ultimo ha rischiato anche di vincerla la partita in casa del Monza. E questo ci dice che la Serie B è un campionato dove non puoi permetterti tanti fronzoli, è un campionato dove conta come non mai il risultato. Che il Monza ha fatto veramente una partita, un primo tempo eccezionale, gran bel gioco e tutto il resto, ma poi è il risultato che non arriva. Allora, quando si punta su un gioco in Serie B, purtroppo, come sostengo da tempo, o sei talmente più forte, o sei il Foggia di Zeman, o sei il Pescara di Zeman, o il Bologna di Maifredi, oppure soffri. E poi, tra l'altro, queste squadre, come ho detto l'altra volta, quando poi fanno il salto di categoria ci soffrono quasi, escluso il Foggia di Zeman, che per me è la squadra più forte in Serie B, Milan a parte, Milan e Juventus a parte, quando ci sono state, è la squadra di Serie B più forte che si sia mai vista, per me, Milan e Juventus a parte, che erano andate in B per altre vicissitudini. Per me la più forte squadra che si sia vista in Serie B è il Foggia di Zeman, tant'è vero che se l'anno successivo non si suicida in parecchie partite, in pieno stile zemaniano, arriva tranquillamente in Coppa UEFA, per me. Però ribadisco, in Serie B o hai una superiorità talmente evidente da non lasciare scampo agli avversari, oppure se punti sul gioco rischi davvero di lasciare molti punti. E quanto sta accadendo alla SPAL, e quanto accade al Monza, al terzo pareggio in quattro partite. Il Monza, per la mole di gioco che sviluppa, segna molto poco, e questo non va bene, vista anche la concorrenza molto folta quest'anno in B. Poi c'è il Cittadella, è tornato alla vittoria col Pordenone, rischiando però più del dovuto, devo dire, rischiando più del dovuto con il Pordenone, ancora a zero, e secondo me la squadra al momento più debole della categoria. Mi spiace dirlo per gli amici di Pordenone, ma questo al momento ha indicato il campionato in queste prime quattro partite. La Cremonese, signori, che la Cremonese fosse un outsider di lusso, ci sta. Per me la Cremonese può puntare tranquillamente ai playoff, e perché no, anche alla promozione diretta, se qualcuna delle grandi favorite viene meno. Non penso, però, che, signori, la Cremonese in quattro gare ha 9 punti,
ha perso solo in casa del Monza, ha perso in una grossa squadra, e ha battuto Parma e Lecce, quindi non squadre così. Quindi per me la Cremonese può dire decisamente la sua. Sul fondo della classifica, ottimo pareggio del Cosenza a Perugia, ottimo pareggio direi. Cosenza che dopo un inizio un po' così sembra aver trovato le misure del campionato, mentre raga, già detto da Alessandra, primo punto per la Ternana che per me deve ancora risolvere molti problemi, perché il pareggio di Monza per me è spiegabile più per il calo del Monza che per reali meriti della Ternana, anche se come ho detto prima merita all'ultimo, no, che poteva anche vincere la partita paradossalmente. L'Alessandria per me ha tutto per riprendersi. Chi purtroppo non vedo molto bene, oltre al mio caro Vicenza, purtroppo, il Pordenone. Il Pordenone, ragà, non solo a parzialissima consolazione ha perso solo 1-0 con Cittadella, forse meritando di più. Forse la partita dove si è giocato un po' di più, ma il resto delle partite sono state un disastro dal Pordenone. Così finisce in C con largo anticipo di questo passo. Cos'altro? Che altro dire? Poco altro, visto che abbiamo detto di tutto. Al momento abbiamo questo Pisa in testa alla classifica, il Brescia, che per me al momento è la squadra più forte. La Cremonese, brillante protagonista, che ha 9 punti con Cittadella, Ascoli e non ricordo chi altro. Il Parma a questo punto ha 5 punti dalla vetta, ma ha tutto per recuperare, sinceramente. E poi ribadisco, attenzione a Regina e Cremonese, fermo restando che ci sono squadre come Spal, Lecce e Benevento che hanno un potenziale inespresso di primissimo ordine, soprattutto Spal e Benevento. Su Lecce, secondo me, la partenza di Mancosu si sente. Si sente. Il Lecce è un po' come la Juventus in Serie A. Al momento sta mancando l'attacco, che sta risentendo più del dovuto la partenza di Mancosu. Per il resto, raga, davvero buon campionato di B, che quest'anno è davvero divertente. Like al canale e soprattutto iscrivetevi e fate iscrivere. Ciao!